Ministro, io avevo preparato una domanda riguardante il 13,5% di abbandono scolastico, sì, con punte superiori al 30%. Assolutamente. Al sud. Ci risulta che con la pandemia, non so se se ne è parlato anche durante l'appuntamento di oggi, purtroppo questi dati sono anche se leggermente peggiorati. Ecco, nella secondaria superiore in particolare, attorno ai 15-16 anni, c'è questo problema abbastanza evidente dell'abbandono scolastico, è la fascia d'età più a rischio. Come, ecco, in una zona come questa di Catania, come si può rispondere per mandare un importante segnale di controtendenza a questo fenomeno? Guardi, rispondo con un'esperienza personale. Nella mia esperienza personale io so che si risponde con la formazione professionale, cioè dando dignità, forza e mettendo a disposizione dei corsi di formazione professionale che permettano a tutti i ragazzi di avere un loro percorso. Purtroppo questo è un dato critico, perché da una certa parte, purtroppo, una certa parte del paese, proprio la formazione professionale è in situazione molto critica. Una formazione professionale che non danno soltanto gli enti di formazione professionale, ma che anche le scuole, gli istituti di Stato devono poter dare. Quindi non soltanto il corso di 5 anni, ma anche un corso di 3 anni che porti ad una... ad un titolo che dice che su quell'attività lei ha comunque fatto un percorso. Io devo dire che su questo, usando questo meccanismo, abbiamo avuto in altre parti del paese dei risultati molto positivi, però il primo passaggio è prendere sul serio l'indice di dispersione, cioè non considerarlo quasi un fatto ovvio, ma considerare che questo è un indice su cui operare con grande attenzione. Noi stiamo investendo moltissimo, non solo di risorse finanziarie, ma anche di capacità proprio sulla formazione professionale, sull'istruzione tecnica, sull'istruzione professionale. Io sono convinto, per esperienza personale, che noi lì dobbiamo lavorare. Siamo ancora in un paese in cui consideriamo che vi è una scuola e tutto il resto sono serie B, serie C. Bisogna vedere invece tutti i ragazzi che fanno corsi di formazione professionale, che fanno istruzione tecnica, non solo la dignità e il valore, ma anche la struttura adeguata per poter raggiungere dei risultati. E questo credo sia un elemento fondante anche per riattivare dei meccanismi di crescita locale. Non siamo finiti purtroppo in un gatto che si mangia la coda. Non ci sono imprese, non c'è possibilità di fare scuole, non ci sono possibilità di fare scuole, non ci sono competenze per fare imprese. E la tragica circolo virtuoso di quella che si chiama la povertà educativa, che è stato uno dei temi su cui abbiamo ragionato e su cui tutti i viventi hanno ragionato. E in tutti i paesi abbiamo visto che questa è la chiave di volta. Lavorare su una tipologia di scuola che parta dal territorio, che strutturi questo nell'ambito di un sistema nazionale, cioè non abbandonato all'iniziativa locale, ma strutturato in un contesto nazionale, e che arrivi fino agli studi tecnici superiori.